Se poi anche adombrata l'ipotesi della possibile presenza in piazza di agenti di polizia infiltratisi tra i manifestanti, sento di dover escludere anche questo inquietante retroscena. Nel dispositivo era prevista, come normale, la presenza di agenti in borghese appartenenti alla Digos con compiti di osservazione e monitoraggio, e anche di mediazione con i manifestanti. Agli stessi compiti era addetto anche l'operatore di polizia che in abiti civili compare in alcune immagini diffuse dai social, presente all'azione di alcuni esagitati che intendevano provocare il ribaltamento di un furgone della polizia. In realtà, quell'operatore stava verificando anche la forza ondulatoria scaricata sul mezzo e che non riuscisse ad essere effettivamente concluso. Si tratta dello stesso agente che più tardi aggredì. Del mastro delle vedove, la richiamo all'ordine. Del mastro delle vedove. Andiamo avanti, dobbiamo far terminare il ministro. Colleghi, colleghi, colleghi del mastro delle vedove. Colleghi, colleghi, non è aperto il dibattito su quest'ora con voi, noi. Prego, prego, prego. Colleghi, del mastro delle vedove, mascherina. Perfetto. Colleghi, deputato Fiano, Sensi. Colleghi, andiamo avanti. Deputato Mollicone, la richiamo all'ordine. Prego. Si tratta dello stesso agente che più tardi, aggredito da un manifestante, da lui arrestato e tuttora in stato di detenzione, ha reagito in modo scomposto. Per questo motivo si è autosegnalato e ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.